Marco sta pensando al suo futuro. Cosa farà dopo YouTube? Fina dell'hotel con tutti che tubano, a parte me. Guardate che carino, ci abbiamo i dolcetti. C'è una mela. La mela d'oro. Ma è piccolina. Beh, perché per ricchi. Cosa sono questi? Sembra uno scroto. No, cioè è vero però. Questo è per giochi sessuali. Questo? Questo è quello che c'è dentro lo scroto. Vabbè, assaggiamo? Ah sì, vai. Comunque siamo al Sofitel. Guardate che meraviglia. Guardate che bello, il Sofitel. Sofitel, si dice comunque. Eh? Sofitel. Ma da chi lo dice Sofitel? Lui non sa neanche una pronuncia. Omega lo chiama Omega. Poi cos'altro che si fa? Oh, Omega si dice. Vabbè. Si dice Omega o Omega, ragazzi, nei commenti, grazie. Ma... Va bene, sei divertito? Molto, se volete vedere il tuo della camera sul mio basta, canale. Madonna, tutta pubblicità occulta. È incredibile. Stavo per dire quello. Vabbè, basta. Non potrà mai essere americano una stazione così. Anche perché americano sono due shop di solito. Sì. Ragazzi, voi non potete capire la figacitudine di questa macchinetta. Praticamente quando la aprite, guardate la capsula. Vai capsula. Vabbè, ma regà, cioè, ma i ricchi come stanno messi? Tu lo sapresti. Benvenuti nel terzo giorno in Thailandia. E si vede la piscina, che bello, dall'hotel. Marco, col suo look riccanza, occhiali di Swarovski, sandali di duplice origine. Di duplice origine, cosa vuol dire? Non lo so. Maglia con i fenicotteri rosa per sottolinearne la virilità e versatilità. Soprattutto. Ed ecco la piscina dell'hotel con tutti che tubano, a parte me. Ta-da! Fanno le omelette, come potete vedere. Io la prendo con un po' di tutto. Vabbè, queste le collezioni, quindi ragazzi avete ben capito che si sta più che bene, si può scegliere tutto. C'è praticamente qua, vabbè, tutta la zona degli vari affettati. C'è anche la zona sushi, che vabbè, venendo da Giappone non è che c'ho tanta voglia di mangiare sushi, però volendo uno può mangiare anche i sushi qua, che non è male. Poi qua ci sono tutte le verdure. No, scusa, la frutta direi più che verdura, che comunque va bene. Cos'è quello? Ah, ok, quello. Ah, queste ci sono i frutti preferiti di Marco, te lo ricordi? Esatto. Ecco, buonissime. Queste sono le banane in miniatura. Tu le hai mai mangiate queste? Che senso? Queste banane. Vabbè, non è che c'erano tanti sensi. Poi qua ci abbiamo. Vabbè, tanta roba comunque. Guardate quanta. Questa è invece la zona un po' più francese, con tutto il pane che volete. E penso che ti riscalda anche qualcosa, perché c'era tipo, oh, guardate quante dolci. Direi che c'è più che abbastanza. Poi qua di qua abbiamo la zona Cina, direi. Questo qua mi fa tanto dim sum. Quando ero a Hong Kong le mangiavo sempre. Quanto mi manco a Hong Kong, voglio tornarci. Ci sono pure le uova a 100 anni, ve le ricordate? Cosa mi sai dire di questo uovo? Dai, spiega per chi è a casa che non conosce l'uovo 100 anni. Sono delle uova che vengono messe a conservare all'interno di una soluzione. Penso alcalinica. Sì. E quindi sono delle uova che vengono chiamate uova a 100 anni, proprio perché sono delle uova che in qualche maniera hanno fermentato per un sacco di tempo. Le avevo messe in quel video là. Poi qua ci sono, oh madonna, quanti tipi diversi di cibi cinesi. Ma uno la mattina non è che mi viene tanta voglia di cinese, non so a voi. Ora Ratatouille. Voi l'avete visto il film, a me è piaciuto un botto. Come hanno disegnato bene. E vabbè, e qua ci sono le uova, un po' di tutto. Noi intanto aspettiamo che ci arriva la nostra omelette. C'è anche un po' di porco, volendo. E guardate che bella vista anche che c'è. Poi qua c'è la zona caffè e in più c'è anche un caffettaio laggiù. Spero che questo tour vi sia piaciuto. Adesso mangio perché ho veramente fame. E comunque ci vediamo dopo. Oggi forse Marco riesce a prendersi il visto cardiabile ambasciata. E niente, questo sarà il mio penultimo giorno della Thailandia, perché domani va a Myanmar, quindi va bene. Buongiorno a tutti comunque e ci vediamo dopo colazione. Ciao. Vedete qua, siamo presi la frutta, yogurt e poi sono già arrivati i cappuccini e la spremuta. È giusto.
Ma secondo me io ero alle medie 20 anni fa, capito? Quello è il problema. Lo vuoi, vero? Però c'è l'aerone rosa. Motion ce lo regalano. Sì, me lo metto in valigia. Sì, carino. Bello, se lo svuoti è bello. Poi questo. Meglio, allora sì, è giusto. Ma secondo me io ero fa, capito? Quello è il problema. Ma poi dai, così. Poi stiamo trovando un arco questa sera che vuole fare conquiste. No, va bene. Ma non ne passa uno qua? I taxi in Thailandia hanno taxi rosa. Ah, non li becco mai. I taxi in Thailandia hanno taxi rosa. Ah, non li becco mai. I taxi in Thailandia hanno taxi rosa. I taxi taxi rosa. Non li becco mai. I taxi qui. Guardate che meraviglia. Io ancora non ho capito. Lei nel bar, ho capito. Ah sì? Sì. Marco, cosa stiamo facendo? Spiegalo per chi ci guarda da casa. Puoi dirlo con parole tue. Puoi rispondere. Sto mangiando e noi ricchi non mangiamo con la bocca. Cioè non parliamo con la bocca piena. Non mangiamo con la bocca piena. I ricchi non mangiano con la bocca piena. Vabbè, comunque siamo a fare l'ora del tè. E abbiamo preso cappuccino, appunto. Giustamente. Guardate quante delizie, cose buone. Questo è il pranzo che Solmafia mangia per una settimana, perché dovete sapere che Solmafia è a dieta. Questa dieta. Beh, insomma, se è solo questo per tutto il giorno, più o meno sì. Io mi sono un po' più contenuto. Però, insomma, guardate che bello. Queste sono le divise della gente che lavora qui. Cappuccino time. C'è una faccia di uno che se la gode. Che se la gode di più. Marco sta pensando al suo futuro. Cosa farà dopo YouTube? Marco sta già facendo nuove amicizie. Mi ha insegnato a tenere la telecamera così. Sapete che è veramente più ferma? Marco! La vita... Aspetta. Ti levi anche tu, per favore. No, perché le mie gambe, guarda che sono parte del full package. Ma cosa, levati? Andate, io ero l'accomodo, mi stavo bevendo il cappuccino. Mi devo spostare perché sto stronzo deve fare ste Insta story. Che bello, però. Che arte. Marco continua a ripensare alla vita e ai suoi sbagli. Ha capito che non doveva fare lo youtuber, ma la hostess sui voli low cost. Bello sarebbe. Sarebbe bello, vero? Su Pink Airline, tipo. Thank you for flying Pink Air. La conoscete? Me l'ha fatta conoscere lui. E poi questi dolci vari, di varie nazioni. Guarda cosa ho fatto. Guardate che arte. Ma questa è arte astratta. Sì. Guarda, sei un porco. Sai proprio mangiare, non sai proprio vivere. Lo so per te. Allora, tutta la riccanza. Il nostro Marco non si ricorda più il numero di stanza. Io. Ma per fortuna sì, che ci sono io. Certo. Che me la ricordo. Allora, sono in aeroporto. Non so cosa sta succedendo. Guardate un po'. No, queste sono statue. Ma che succede? Io non ho mai visto una scena del genere in un aeroporto. Aiuto. Che belle, guardate che meraviglia. Vabbè, che modo migliore di concludere questo trip nella Thailandia se non così. Ma che figata, ma dovremmo farlo anche noi in Italia. Guardate che meraviglia. Quello deve essere una divinità, l'ho visto sui poster anche. Comunque vabbè, mi sono divertito un sacco in Thailandia. Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.